Quante volte vi è capitato di programmarvi una giornata o una serata e poi alla fine arriva sempre qualcosa che vi stravolge tutto? È quello che è successo a me oggi. Ora non ho più nemmeno la possibilità di uscire col cane perché c'è un diluvio e siamo senza impermeabile. Non amo particolarmente la TV e sono senza libri da leggere perché sto aspettando l'ultimo ordine di Amazon fatto un paio di giorni fa. E così mi è venuto in mente di condividere con voi stasera due strategie velocissime per provare a gestire le emozioni del nostro interlocutore, sempre dopo la sigla. Bentornati nel mio salotto. La scorsa settimana abbiamo parlato di cosa fare prima di ogni trattativa, e cioè gestire le nostre emozioni. Ma la trattativa altro non è che un processo interpersonale, quindi abbiamo almeno sempre un'altra persona di fronte. E allora io lì mi chiedo, ma è possibile provare a gestire anche le emozioni dell'altra persona? Ci possiamo provare, con due strategie semplicissime. Primo, teniamo gli occhi bene aperti. Capire che cosa provano gli altri è una componente fondamentale dell'intelligenza emotiva e questa serve sempre nelle trattative. Perciò proviamo sempre a fare caso al suo linguaggio non verbale, alla fraseologia che utilizza e anche al suo tono della voce. E lì dove il suo linguaggio verbale con quello non verbale non coincidono, allora non spaventiamoci di fargli delle domande dirette. La scorsa settimana, per esempio, in una trattativa con un mio cliente, mentre stavo discutendo della flessione che avevano i miei prodotti all'interno del suo punto vendita rispetto al mio competitor, lui si stava giustificando scocciato e seccato, lamentandosi più che altro della crisi generale del periodo. A quel punto lo interrompo e gli chiedo soltanto: ma è veramente seccato? Perché a me sembra piuttosto compiaciuto. Cioè, c'è veramente qualcosa che ha ostacolato la vendita dei miei prodotti all'interno del suo punto vendita? Oppure vuole soltanto provare a intimidirmi e così mandarmi via? A quel punto lui, un po' come la doccia fredda, si ferma. Si rilassa un attimo, fa un passo verso di me, cambiando completamente tono e mi chiede addirittura quali strumenti potevo utilizzare per poter recuperare il terreno perso. Questo non significa che io sia stato particolarmente bravo, significa soltanto che fare delle domande dirette sulla percezione che abbiamo delle emozioni della persona che abbiamo di fronte ci permette di capire il suo punto di vista e questa è una cosa che normalmente la gente non sa fare e soprattutto impedisce alla persona che abbiamo di fronte di continuare a dirci delle bugie. Perché come dice lo psicologo Nicholas Sipley, le persone preferiscono dire bugie sui fatti piuttosto che bugie sui sentimenti. 2. Non dobbiamo avere remore a provare a influenzare le emozioni della persona che abbiamo di fronte. Per esempio, se davanti abbiamo qualcuno che è preso dall'ira oppure dall'ansia, proviamo a stemperare un pochettino la tensione con una battuta umoristica, ironica, oppure semplicemente provando a fare una rassicurazione empatica. Vi assicuro che cambia completamente il tono della trattativa. Allo stesso modo, se invece di fronte abbiamo una persona che è particolarmente baldanzosa, o come diciamo noi, fa un po' lo spadaccino, in quel caso fare un disappunto educato sicuramente ci mette in una condizione di forza e addirittura fa provare all'altra parte un attimo di timore oppure di reverenza. Proviamole queste due strategie quando siamo nella trattativa con qualcuno, quando parliamo con qualcuno. Vi assicuro che questa cosa funziona. Vi avevo promesso un video lampo stasera e così è stato, perché questa settimana più di altre mi sono reso conto che la preparazione nelle trattative è assolutamente fondamentale. È indispensabile infatti studiare quali sono gli obiettivi in gioco, quindi chi è la controparte, quali sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, qual è l'alternativa migliore se non raggiungiamo l'obiettivo sperato, ma è ancora più importante
provare sempre a preparare la nostra strategia emotiva e adesso sappiamo anche come provare a gestire anche le emozioni della persona che abbiamo di fronte. Tutto questo, tra l'altro, fa parte di un concetto molto più ampio di intelligenza emotiva che ha reso famoso Daniel Goleman nel 1995 nel suo libro proprio Intelligenza emotiva e ne ha dato una definizione puntuale dicendo che l'intelligenza emotiva altro non è che la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi e di gestire positivamente tutte quante le nostre emozioni, tanto interiormente quanto nel rapporto con le altre persone. Da questa definizione si capisce quindi che l'intelligenza emotiva altro non è che un mix di empatia, di motivazione, di autocontrollo, di logica, di capacità di adattamento e di gestione delle nostre emozioni, così da trovare sempre i lati positivi da ogni situazione a cui andiamo incontro. E con questo chiudo, perché approfondiremo meglio il concetto di intelligenza emotiva in altri video se vi interessano. Dopo che però avete messo mi piace a questo video, avete acceso la campanella dopo esservi iscritti, perché mi farebbe particolarmente piacere vedervi tutte le settimane. E ditemi anche a questo punto se vi è piaciuto un video così breve oppure preferite quelli miei prolissi, lunghi, di 10 e più minuti. Ciao!